e nel 2020 sono state effettuate 162 sedute di commissioni, giunta e comitati. L'attività del Consiglio regionale d'Abruzzo non si è mai fermata. Tiene a sottolinearlo il presidente della SISE, Lorenzo Sospiri, tracciando il bilancio dell'anno 2020 segnato dalla pandemia Covid. Un anno difficile anche dal punto di vista politico, con l'emiciclo impegnato a lungo sui decreti Cura Abruzzo e sui temi che hanno riguardato la salvaguardia della salute. Da questo punto di vista Sospiri mette in evidenza l'apertura del Covid Hospital di Pescara. Se c'è un'eccellenza su cui ritengo che il ruolo del Consiglio regionale sia stato determinante e non aver commesso degli errori logistici che in altre regioni abbiamo visto, e aver intuito che realizzare un ospedale nell'ospedale distinto dall'ospedale principale, ovvero il Covid Hospital di Pescara, tra l'altro ristrutturando una struttura che era in abbandono da circa un ventennio, non tanto ha comportato l'efficienza della cura del Covid, ma a differenza probabilmente di alcuni ospedali dell'Abruzzo, noi non abbiamo mai rallentata l'attività ordinaria e straordinaria delle altre patologie cliniche. Sul capitolo risparmi, il presidente del Consiglio regionale ha voluto rimarcare come anche nel 2020 ci sia stato un taglio delle spese senza inficiare l'efficacia della macchina amministrativa. Nel prossimo triennio è prevista una sforbiciata di oltre 700.000 euro. Tra le situazioni che ci ha permesso di fare, risparmiando 225.000 euro dell'ufficio di presidenza, ha finito di finanziare una norma a cui Dino, il consigliere Pepe, teneva molto, che era la graduatoria dell'allora legge, forse era Gatti a suo tempo quando fu varata, il sostegno alle piccole e piccolissime imprese colpite dal sisma 2016-2017. Tra le attività collaterali al Consiglio regionale si è messo in evidenza il lavoro del Garante dei diritti dell'infanzia e di quello dei detenuti e del Corecom con la recente approvazione della legge di sostegno all'editoria. Per il 2021 comunque restano ancora molti i nodi da sciogliere. Ci sono i rilievi costituzionali contro i criteri di accesso per la graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica e poi c'è tutto il tema della Grande Pescara, la cui nascita è in ritardo tra rallentamenti, perplessità e contrarietà trasversali. Io credo che sia un progetto che ancora ha la sua positività. Ma comunque c'è stato un voto, quindi è al momento ineludibile.